È stata questa emergenza qua, cosa intende fare, Presidente? Beh, una terribile emergenza, peraltro anche a macchia di leopardo che ha colpito più località del Veneto. Annuncio già che ho già dichiarato lo stato di crisi e quindi avviata la procedura, uno stato di crisi ovviamente aperto nella lista dei comuni, perché poi attendiamo di raccogliere ancora ulteriori indicazioni e di completare la lista come si fa al solito nel giro di un paio di settimane. Ma per noi oggi è già stato di crisi decretato. Alla luce delle esperienze purtroppo che si è dovuto fare in questi anni, dopo anche i lavori fatti, la situazione anche degli uffici regionali che seguono questa materia, qual è? Cosa dicono? Che tipo di attrezzatura c'è per far fronte a eventuali emergenze? Guardi, partiamo da un presupposto, che stiamo parlando di natura. E noi abbiamo realizzato 925 opere contro le alluvioni, siamo in cantiere con i grandi bacini. Dico che però se si volesse essere più efficienti, e Genova ne dà un segnale, bisogna avere delle corsie preferenziali dal punto di vista burocratico. Non è possibile pensare di trattare una cassa di espansione che salva una città come un'opera pubblica normale. Bisogna fare in modo che le opere dell'alluvione, le opere a tutela dal dissesto idrogeologico, non diventino materia di uffici legali, di tribunali e di altre robe del genere, perché sennò non si fanno più.